la fiducia bisogna conquistarla. D'altra parte, chi ha vinto le elezioni era nella precedente amministrazione e abbiamo visto tutti quali sono stati i risultati. La fiducia non si dà a scatola chiusa, dice, ci sono anche tante battute, è una cosa seria, va vista negli atti concreti che verranno fatti. Ripeto, l'atto per esempio sui migranti, se da una parte faceva sperare in un'apertura, poi dall'altra è stato un calcio in uno stinco, quindi bisogna essere chiari in quello che si vuole accogliere o si vuole respingere. Diciamocelo chiaramente, non si vogliono far morire di fame, però non si vogliono vedere, e allora le due cose non riescono a stare insieme, va trovato un altro modo. Bene che abbiano collaborato col volontariato, bene che la partecipazione la facciano con tutti, ma ripeto, io e neanche il mio gruppo si può fidare delle parole di chi. Sindaco Fabio è nuovo e quindi su di lei non abbiamo niente da dire al momento, ma chi accompagna il sindaco Fabio, chi la circonda, non è nuovo per niente, quindi non posso dare fiducia a chi finora non l'ha meritata. Quindi domani voterete di no? Sì. Sì, voteremo di no, ve lo posso anticipare, voteremo di no, poi la dovrò ascoltare evidentemente, ma le parole sono una cosa, i fatti sono un'altra. Quindi noi siamo disposti a ricrederci una volta che vedremo i fatti e saremo molto contenti di ricrederci. Voglio dire anche questo, molto contenti di ricrederci, perché vorrà dire che quei valori che noi abbiamo difeso in campagna elettorale, di cui abbiamo parlato ripetutamente, sono propri di tutta la città. E questa sarebbe una cosa bellissima. Facciamo un passo indietro, che nome avete scelto, quali sono gli obiettivi e temi che avete messo al centro e in più con chi parlerete durante l'estate oppure al termine dell'estate? Dunque, il nome che abbiamo scelto è Progetto Siena, con le lettere di Siena tutte puntate, perché richiamano i principi che ci hanno ispirato nel candidarmi, tra virgolette, che sono i principi di solidarietà, di inclusione, di ecologia, di novità, di accoglienza. Su questi principi noi vogliamo lavorare con tutto il centro-sinistra e con tutte le forze che sono disponibili a starci. A settembre ci rincontreremo con il Partito Democratico, che in questo momento sta facendo il suo percorso, ci incontreremo con i 5 Stelle, ha chiamato la coordinatrice provinciale chiedendo di approfondire insieme alcuni principi, vedremo IEP che posizione prenderà, e io ho sentito anche loro. Quindi ora siamo in piena estate, ci sono le ferie, c'è il palio d'agosto, quindi dobbiamo far trascorrere questo periodo. Trascorso questo periodo ricominceremo a parlare con il PD, ovviamente dialoghiamo in continuazione. Siamo consiglieri comunali eletti sulla base di un programma condiviso e quindi è evidente che portiamo avanti i valori che abbiamo condiviso in tutta la campagna elettorale.